Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG6. Entro il 15 di novembre arriveranno altri 32 milioni di euro per i danni dovuti all'emergenza neve del 18 gennaio scorso, che si aggiungono ai 15 milioni già stanziati. Questo è quanto annunciato dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso all'Aquila, illustrando ai giornalisti l'esito dell'incontro avuto con il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli. Sentiamo il governatore. Le notizie. Da Borrelli, capo della protezione civile, abbiamo avuto già 15 milioni di euro per fare fronte ai danni da neve, emergenza maltempo 18 gennaio 2017. 15 milioni per pagare le spese sostenute dai comuni per la rimozione della neve, per l'accoglienza alberghiera alle famiglie danneggiate, evacuate e anche per i primi lavori di somma urgenza per rimuovere gli incombenti pericoli. Poi avremo altri 32 milioni di euro al 15 di novembre, terminato uno scrutinio tecnico che stanno facendo dipendenti della Regione e dipendenti della Protezione Civile Nazionale. Ma c'è un'altra grande notizia. Finalmente 44 milioni di euro costruiti tra Regione e Ministero dell'Ambiente per la mitigazione del rischio idrogeologico. Proprio ieri sera ci sono stati liberati da Ministero dell'Ambiente su valere circa una programmazione attivata da noi 12 mesi fa. A partire da questa lettera possono partire le gare d'appalto dei comuni per 44 milioni di euro. Per esempio ci sono i soldi per le frane della città di Chieti, per Castiglione, per Civitella, per Mosciano, per Rosello. Sono circa 21 comuni che hanno trovato copertura. Ma voglio anche comunicare un'altra grande risoluzione, 16 milioni di euro per il parco depurativo nuovo al servizio della qualità delle acque di Pescara, Montesilvano e Spoltore e San Giovanni Teatino anche. E abbiamo anche risorse finanziarie per ulteriori situazioni depurative della Regione Abruzzo. Insomma, siamo davanti ad un grande cantiere che adesso richiede da parte dei comuni una straordinaria collaborazione. Andiamo avanti con il nostro giornale, restiamo sempre in tema di danni da emergenza maltempo dello scorso 18 di gennaio, perché la Regione ha approvato il progetto per la rimozione delle macerie dal sito attorno all'hotel Rigopiano di Farindola. I lavori partiranno a breve, come ha detto e ha ribadito questa mattina il sottosegretario alla giunta regionale Mario Mazzocca. Il servizio è di Paolo Renzetti. Il problema delle macerie che insistono sul sito, proprio in questi giorni sta avendo un momento di decisione ferma sulle modalità di smaltimento. Circa un mese e mezzo fa abbiamo ricevuto noi, ma soprattutto il Comune, questo provvedimento dell'autorità giudiziaria di dissequestro dell'area, e quindi da allora insieme con il Comune abbiamo supportato questa attività. Oggi abbiamo approvato il progetto di generazione comunale che quindi prevede la rimozione immediata del legnatico e nei tempi dovuti alla separazione del tipo di macerie previsti per legge, quindi immediatamente in periodo immediatamente successivo la rimozione proprio di tutti i detriti. Quando dovrebbero partire questi lavori? Ma quelli del legnatico a breve, o meglio, i lavori partiranno a breve, si inizierà con il legnatico e immagino poi nel periodo inizio la primavera, poi si continuerà con tutta la parte detritica per ultimarla nel più breve tempo possibile.
Altra notizia adesso che riguarda i conti della Regione Abruzzo. Nella legge di bilancio dello Stato c'è una norma cosiddetta Abruzzo che consente di spalmare su 20 anni e non sui 10 previsti attualmente il debito ereditato al 31 dicembre del 2014. Si tratta di 770 milioni provenienti dalle gestioni di governo regionale precedenti a quella attuale, relative al periodo 1999-2014. La norma stabilisce anche l'obbligo di aumentare gli investimenti del 2% a partire dal 2018 e questa è la comunicazione che arriva direttamente dalla Regione Abruzzo con una nota congiunta del Presidente D'Alfonso e dell'Assessore al Bilancio Silvio Paolucci. Ed ora apriamo la pagina sindacale, iniziamo dall'avvertenza Atria che è finita bruscamente e male per l'azienda di Sant'Atto di Teramo. La ditta non ha accettato alcuna mediazione annunciando l'inizio della procedura di licenziamento per 55 lavoratori. Si tratta però di continuare a lottare per i lavoratori. È prevista un'assemblea pubblica per tutta la giornata di domani proprio per studiare contromosse. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Un'avvertenza finita male, quella dell'Atria di Teramo. Nonostante i numerosi incontri promossi dalla politica per cercare di scongiurare i 55 licenziamenti decisi dall'azienda, il tavolo delle trattative si è interrotto bruscamente. I vertici dell'Atria non hanno accettato alcuna soluzione proposta dal vicepresidente della regione, Giovanni Lolli, e dal presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino. Nel giro di due giorni inizierà dunque la procedura di licenziamento e partiranno le lettere ai 55 dipendenti che si ritroveranno senza un lavoro. Il presidente della provincia di Teramo si è detto rammaricato dell'esito. Per Di Sabatino si tratta di un'azienda che ha potenzialità e mercato, ma che in questa circostanza sembra decisa a perseguire un risultato finanziario con un deciso taglio dei costi. I 55 esuberi su 160 lavoratori, stando ai dati aziendali, sono impiegati nel reparto produzione e magazzino prodotti finiti, scontato il dissenso dei rappresentanti sindacali che parlano di una vicenda dolorosa in un territorio già impoverito. Secondo i sindacati, le modalità di avvio della procedura non hanno consentito sin dall'inizio un confronto sereno ed analitico sulla natura degli esuberi e delle motivazioni che appaiono caratterizzate da esigenze che esulano dal contesto tecnico-produttivo. Si continua però a lottare. Indetta ancora un'assemblea pubblica davanti ai cancelli dell'Atria che terminerà la sera con una festa organizzata dall'Arci per raccogliere fondi a favore dei lavoratori in sciopero. Un ultimo disperato tentativo sarà fatto il 25 ottobre prossimo con un incontro al Ministero a Roma. Un'azione straordinaria ed eccezionale per i comuni abruzzesi inseriti nell'area di crisi complessa Val Vibrata, Valle del Tronto Picena, è stata annunciata dall'assessore alle politiche attive del lavoro della Regione Abruzzo Andrea Gerosolimo nel corso della riunione che vedete del CICAS. L'organismo che gestisce le crisi aziendali è stato convocato per fare il punto sugli strumenti a disposizione per l'area di crisi complessa. Nei prossimi due anni sull'area della Val Vibrata sono previsti circa 40 milioni di euro di risorse per politiche attive, passive, investimenti e formazione. Attualmente sull'area di crisi complessa, dalla parte abruzzese, sono operativi due bandi, quello del Ministero dello Sviluppo Economico che scade il 24 di novembre pari a 15 milioni di euro e il bando POR FESR Abruzzo di 6 milioni di euro. Entrambi prevedono incentivi e interventi a sostegno a favore delle imprese che investono sull'area di crisi. Il bando regionale scade il 22 novembre e agisce in regime di de minimis. La platea di lavoratori in mobilità, potenziali fruitori delle misure per aziende della Val Vibrata è stimata in circa 500 unità. Le imprese vengono finanziate se prevedono incrementi degli addetti con priorità ad assumere disoccupati residenti proprio nell'area di crisi. Continuiamo con l'avvertenza della Honeywell di Atessa, assemblea dei lavoratori con i sindacati per riferire dell'incontro che c'è stato ieri nel tardo pomeriggio a Roma al Mise e soprattutto per decidere le iniziative da intraprendere nei prossimi giorni. Dopo un mese di sciopero ad oltranza alcuni lavoratori vorrebbero rientrare al lavoro, ma l'appello dei sindacati è quello di non mollare, non cedere, perché il primo obiettivo è stato raggiunto. Infatti la multinazionale sta pagando penali altissime
altissime per i mancati rifornimenti ai clienti, penali che si aggirano circa sul milione di dollari al giorno. Vediamo il servizio. Noi non faremo un passo indietro fino a che non ci sarà un accordo sottoscritto in sede ministeriale, un accordo che prevede il rilancio del sito produttivo di Atessa. Noi vogliamo sapere quanto sarà investito, quando saranno investiti dei soldi e per fare cosa. E gli effetti dello sciopero cominciano a farsi sentire, le prime linee di montaggio dei clienti della Honeywell cominciano a fermarsi e quindi questo significa per noi iniziare ad acquisire maggiore potere contrattuale. Per noi la posizione dell'azienda, seppur non esplicita, è chiara, nel senso che quando un ministro chiede a una multinazionale di mettere per iscritto che il sito non sarà chiuso e l'azienda si rifiuta di farlo, il dato è assolutamente oggettivo. Qui c'è la volontà di chiudere, da parte nostra c'è la volontà di andare avanti e di non fermarci. La risposta più subdola che poteva dare questa azienda è proprio quella di non rispondere, perché ad oggi non ha dato una risposta se ha intenzione di rimanere ad Atessa oppure no. È chiaro che in questa situazione il ministro ha un ruolo fondamentale, perché nei prossimi giorni incalzerà questa azienda per avere una risposta. Stiamo spiegando ai lavoratori che ad oggi non ci sono novità importanti affinché si possa rimuovere questa situazione di presidio. Se nei prossimi giorni avremo delle novità provenienti da Roma che possano modificare l'andamento di una trattativa che ad oggi non c'è di fatto, a quel punto valuteremo sulle iniziative da intraprendere. Ma rientrare significa accettare questo omicidio industriale che la Honeywell ha messo in piedi in modo subdolo da francesi, aggiungo io. Hanno deciso di chiudere lo stabilimento e di non dircelo, questo è il vero dramma. E allora devono cambiare questa decisione, devono scegliere di dare risposte alle 420 famiglie più 60 dell'indotto, confermando la volontà di restare, ma soprattutto di rilanciare e investire sullo stabilimento. Il governo farà la sua parte in termini economici, finanziamenti e quant'altro, la regione ha dato la sua disponibilità mettendoci di suo, per cui aspettiamo solo questo tipo di risposta. No alla chiusura, riconferma degli attuali occupati e un piano industriale di rilancio per lo stabilimento della Honeywell di Atessa. Al via il progetto Percorsi Inclusivi destinato a 65 persone disoccupate in stato di povertà e residenti nel comune di Teramo e nei comuni della montagna teramana. Gli utenti selezionati potranno usufruire di tirocini retribuiti presso le aziende del territorio. Il bando pubblicato sui siti del comune di Teramo e della provincia scade il prossimo 16 di novembre. Percorsi di orientamento e tirocini retribuiti per 65 utenti in stato di povertà ed esclusione sociale. Con la pubblicazione del bando di selezione dei destinatari avvenuta lunedì 15 ottobre, parte il progetto Percorsi Inclusivi, realizzato attraverso le risorse stanziate dalla Regione Abruzzo con l'avviso pubblico Abruzzo Include. Partner dell'iniziativa il Comune di Teramo e il Comune di Montorio. Che invito vuole fare oggi? Oggi presentiamo questo progetto Abruzzo Include che stavamo tanto aspettando, perché insomma per combattere la povertà anche queste misure sono preziosissime, proprio per dare l'opportunità a chi ha più difficoltà ad avere un'opportunità di lavoro, o meglio di farsi conoscere all'interno di un'azienda per poi stabilizzare il rapporto. L'appello che il Comune di Teramo, l'amministrazione fa in questo momento è quello alle aziende del nostro territorio, che sono sempre molto attente a questi temi, di dopo rispondere al bando che verrà pubblicato nei giorni prossimi, proprio per creare questo borsino delle aziende che sono disponibili ad accogliere questi soggetti selezionati. Che successo potranno avere questi percorsi inclusivi? Ma l'augurio che possa esserci un successo duraturo nel tempo, soprattutto perché a parte la possibilità che viene data a persone in difficoltà, quindi che hanno bisogno di un
particolare progetto inclusivo, progetti personalizzati per entrare nel mondo del lavoro. La speranza è che dopo possa avere un seguito all'interno delle aziende. Diciamo che in precedenza abbiamo avuto esperienze di questo tipo e ci sono state anche delle buone ricadute sul territorio in termini di continuità, in termini di contratti di lavoro. L'intervento è proposto dall'Associazione Temporanea di Scopo, composta dagli ambiti distrettuali sociali Teramo e Gran Sasso Laga, dall'Agenzia per il Lavoro Humangest e da CNA Teramo, in convenzione con i centri per l'impiego della provincia di Teramo. Voi siete un osservatorio importante sulla disoccupazione della provincia di Teramo, qual è la tendenza? Beh, al dunque, la tendenza adesso è in leggera ripresa, sia nel settore privato, anche se in particolare nei servizi, quindi diciamo ancora l'industria soffre, ma anche, e qui, da qui alla fine dell'anno ci saranno diversi avvisi pubblici delle pubbliche amministrazioni, perché dopo un periodo di stasi anche la pubblica amministrazione riprenderà a fare concorsi. A San Giovanni Teatino sono terminati pochi giorni fa i lavori di rifacimento di Via Roma, strada centrale ed importante arteria per il comune della provincia di Chieti al confine con Pescara. Vediamo insieme il servizio. Inizia oggi la nuova vita di Via Roma a San Giovanni Teatino. La strada torna nella piena fruibilità di residenti e cittadini che da anni aspettavano un intervento che restituisce decoro e sicurezza all'importante via d'accesso al centro di San Buceto. È un'opera che è partita dal 2015 con un'idea di trasformare questa parte del territorio in una zona che avesse anche delle determinate caratteristiche, cioè quelle di riconsegnare alla nostra collettività un'arteria importante con il collegamento del centro, col parco cittadino e quindi una nuova zona di sviluppo residenziale che con questa strada ha avuto sicuramente un grande pregio e privilegio. L'intervento ha interessato Via Roma per 1120 metri con un primo lotto di 570 ed un altro di 550 metri. Via Roma quindi si presenta completamente rinnovata e soprattutto sicura, come spiega l'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Bronzino Cesario. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento dell'intero manto stradale per oltre 1,1 km e la sostituzione di diverse piante naturalmente malate e quindi la piantumazione di oltre 25 nuove essenze con l'essenza del frassino, quindi pianta fittonante che non va più a distruggere quelli che sono i marciapiedi esistenti, rifacimento di tutti quanti i marciapiedi, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, così di un dosso a tutela della sicurezza e quindi per rallentare velocità, e il rifacimento e l'installazione di tutti i nuovi pali dell'illuminazione e quindi con relativo corpo illuminante, cestini e adesso anche il rifacimento di alcune zone dedicate ai parcheggi nell'intera zona. Ci spostiamo, anzi torniamo a Pescara, nella sede di Lega Ambiente, nella stazione ferroviaria centrale, è stato presentato il progetto I Sentieri della Rinascita. Vediamo. Oggi Lega Ambiente presenta questa bella iniziativa, I Sentieri della Rinascita. Presidente, di cosa si tratta in particolare? Sì, un'iniziativa fatta insieme con il Parco del Gran Sasso e il Ministero dell'Ambiente. Sono sostanzialmente delle attività lungo i sentieri montani volti a dare un supporto alle aree che hanno subito il dramma del terremoto, proprio per rilanciare anche la fruibilità di quei territori da un punto di vista ecoturistico. Un'iniziativa che è partita da Farindola, abbiamo scelto quella realtà come il luogo simbolo perché necessita fortemente di una rinascita alla luce anche di ciò che è accaduto in passato, e poi vi saranno delle altre iniziative all'interno dell'area parco e nell'area dell'isola del Gran Sasso. Volontari presenti da tutta Italia contribuiranno con il loro aiuto a rimettere in sesto alcuni sentieri naturalistici e quindi realizzare delle opere concrete affinché questi spazi possano tornare ad essere usufruiti non solo dalla comunità locale ma anche dai potenziali turisti. Adesso andiamo all'Aquila, andiamo a vedere cosa cambia nel regolamento che disciplina la gestione degli impianti sportivi comunali.
Una sorta di testo unico che raccolga le norme per l'uso e l'affidamento degli impianti sportivi comunali e per l'erogazione di contributi. Cambia il regolamento e diverse sono le novità introdotte dopo l'insediamento del neo assessore Alessandro Piccinini, che con l'ingegner Longo ha spiegato situazione e cambiamenti. L'obiettivo dell'amministrazione resta comunque quello di recuperare tutti gli impianti e restituirli al più presto alla città, dalla consulta dello sport all'albo delle associazioni sportive, passando per la gestione vera e propria degli impianti, all'erogazione poi dei contributi. L'assessore illustra le novità principali. Principali novità, innanzitutto la consulta dello sport, per cui chiederemo la partecipazione di enti di promozione sportiva, associazioni sportive, uffici scolastici, addirittura anche sindaci che rappresentino i territori colpiti dal sisma dei territori limitrofi al comune dell'Aquila, di aiutarci a dirimere tutte le questioni che possono sorgere all'interno degli impianti sportivi sull'occupazione degli spazi e la gestione delle corsie o degli spazi comunali, a individuare dei percorsi che portino a titoli di onorificenza di sportivi che danno lustro alla città per l'assegnazione anche di patrocini. E, per cui questo è il punto principale. Poi abbiamo ridettato tutto un sistema di regole in armonia con quelle che sono le ultime leggi, anche per quanto riguarda l'erogazione dei contributi da dare alle associazioni sportive, per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi, quindi con la classificazione tra impianti che hanno una redditività economica e quelli che non hanno una redditività economica. I due impianti più importanti della città, Stadio Telaconcia e Stadio Fattori, restano ad oggi a gestione diretta del Comune. Le principali società, e cioè l'Aquila Calcio e l'Aquila Rugby, pagano sostanzialmente un affitto. In realtà, spiega l'assessore, per noi la situazione ideale sarebbe darli in gestione, ma viste le difficili situazioni societarie di entrambi i club, per ora questi discorsi non sono fattibili e ci riserviamo di attendere sviluppi per valutare poi con serenità il da farsi. Sì, gestione diretta ho torto collo perché al Comune farebbe piacere avere un gestore degli impianti. Purtroppo le due situazioni stagnanti ancora ad oggi dell'Aquila Rugby e dell'Aquila Calcio non ci hanno consentito di poter procedere in questa direzione, per cui è stato in qualche maniera indispensabile poter prorogare la gestione diretta degli impianti sportivi, per cui è direttamente il Comune che affida gli impianti alle società. E adesso apriamo la pagina dello sport, perché questo pomeriggio il Pescara ha disputato un amichevole a Mozzagrogna contro il Fossa Cesia, squadra che milita nel campionato di promozione. Vediamo com'è andata nel servizio. Prove generali in vista della gara di sabato con l'Avellino questo pomeriggio al comunale di Mozzagrogna con il Fossa Cesia per il Pescara di Zeman, che si è imposto con il risultato di 3-0 grazie alle reti segnate tutte nel primo tempo, al 23esimo da Ganz, al 34esimo da Del Sole e al 42esimo da Benali. In campo dall'inizio Ganz, così come Bovo, reduce da un problema fisico, e anche il 17enne uruguaiano Elizalde. In tribuna presenti il presidente Daniele Sebastiani ed il direttore sportivo Luca Leone. Andiamo ad ascoltare il patrone biancazzurro. Una squadra che sta crescendo man mano che passano le giornate. Sicuramente domenica, sabato ci sarà una partita molto difficile, perché l'Avellino è una grande squadra organizzata, gioca insieme già da un po' di anni, l'allenatore lo conosciamo tutti, e quindi sarà una partita difficile. Noi siamo chiamati a dimostrare che non siamo quelli della partita precedente con la Cittadella, speriamo di poterlo dimostrare sul campo davanti ai nostri tifosi. In Pescara, presidente Sebastiani, quello delle ultime settimane meno arrembante, meno garibaldino, ha un po' più di difficoltà ad andare in rete, però subisce molto meno dagli avversari. È una squadra che non piace molto al mister, no? Perché lo sottolinea ogni fine partita. Sicuramente lui vorrebbe una squadra un po' più arrembante, come dici tu, e a sprazzi si vede il gioco, si vede il lavoro che fanno durante la settimana, però è anche vero che fino adesso abbiamo avuto tanti giocatori importanti fuori, non che quelli che abbiano giocato siano meno importanti, però il mister sta costruendo qualcosa con tutta la nostra rosa, e io mi auguro che nelle prossime settimane si comincerà a vedere anche qualcosa in più in campo, in termini di gioco, in termini di tutto quello che in settimana provano e su cui lavorano. L'ultima, presidente, i tifosi aspettano di vedere Simone Ganzi in campo, il vero Ganzi.
Ma lo aspettiamo tutti, come aspettiamo anche tanti altri ragazzi. Non ci dimentichiamo che abbiamo ancora fuori gente come Campagnaro, abbiamo fuori, dovrebbe rientrare in questa settimana e aggregarsi al gruppo anche Andrea Cocco, quindi non è che abbiamo proprio una squadra per la categoria così male, no? Quindi sicuramente i tifosi si aspettano un po' da tutti il massimo, è quello che ci aspettiamo anche noi come società. Scendiamo di categoria adesso in Serie C, domenica alle 18.30, impegno esterno per il Teramo al Mazzola di Sant'Arcangelo di Romagna. Il capitano dei biancorossi Ivan Speranza mette in guardia i suoi compagni dal sottovalutare l'avversario che sulla carta è abbordabile, ma insomma il calcio ci ha abituato sempre a tante sorprese. Sentiamo l'intervista di Ania Cantagalli. La vittoria con il Padova è già alle spalle, adesso ci sono tutta una serie di gare completamente diverse da quelle affrontate fino a questo momento. Inizia un campionato per certi versi diverso per il Teramo. Sì, sì, come detto tu, lasciamo questa vittoria alle spalle, sicuramente siamo contenti, siamo entusiasmi di questa vittoria che per noi era fondamentale vincere dopo un trittico di partite comunque importante. Però adesso ci aspettano altre partite, per noi sono tutte uguali, dobbiamo prenderle tutte come, ripeto, fossero la prima della classe, non dobbiamo sottovalutare nessuna squadra e giocarci le partite come stiamo giocando fino ad ora e rimanere con piedi per terra, con umiltà come stiamo facendo, lavorare sodo come stiamo facendo in tutta la settimana e per cercare di far bene. Sant'Arcangelo nello specifico arriverà domenica da un brutto KO subito nell'ultima giornata, avrà sicuramente voglia di riscatto. Appunto, questa è una cosa in più, arriva da un periodo non bellissimo, quindi avranno voglia in casa loro di fare il risultato pieno e noi appunto dobbiamo lavorare in questa settimana. Sia fisicamente ma mentalmente soprattutto, perché non sottovalutare assolutamente questa partita, perché può essere un errore gravissimo. Dopo il KO di Pordenone c'è stata un'inversione di tendenza per quanto riguarda la fase difensiva, hai ritrovato un modulo che conosce memoria così come Caidi, vi sentite un po' meglio, un po' più coperti con il 3-5-2? Ma sicuramente sul 3-5-2 comunque abbiamo un difensore in più, quindi abbiamo un modulo che comunque io e Caidi ci abbiamo giocato, quindi sappiamo un pochino muoverci, ma come anche a 4, però ripeto, avendo un difensore in più sei comunque più coperto e tutto, ma non va solo della nostra difesa, ripeto, è un lavoro che stiamo facendo dagli attaccanti in avanti che fanno la fase difensiva, ci stanno dando una grossa mano ad arrivare a noi in difesa, quindi il segreto è tutto questo, è tutta la squadra, non solo il reparto difensivo. Adesso vi attendono due gare in trasferta, starete per un po' lontano dal Bonolis, però il Bonolis finora ha risposto davvero molto bene nelle due gare interne che finora avete giocato. Sì, sì, anzi, questo è stato, magari tranne l'anno scorso, è stato il nostro fortino. Noi dobbiamo cercare qui di fare i punti, raggiungere la nostra salvezza. E ci ha dato sempre una grossa mano il pubblico, anzi vorrei scusarmi tra virgolette perché magari sentendo voci dei tifosi non siamo andati magari prima sotto la curva, ma è stata una cosa così fortuita, presa dalla felicità della partita, siamo andati prima negli istinti, ma non è nulla a togliere a nessuno, è stata solo una cosa così casuale. Ancora un passo indietro, scendiamo una categoria, andiamo in Serie D, vittoria netta domenica per il Francavilla a Recanati, in rete anche il difensore giallorosso Romeo che spiega come il passaggio al 3-5-2 abbia favorito la rinascita della sua squadra. Sono molto contento del gol personale, sono molto contento della vittoria della squadra. Abbiamo continuato sulla stessa riga di mercoledì con la Vastese, era importante, si sa che il campionato è tutt'altra cosa, però abbiamo risposto presente, abbiamo avuto un approccio secondo me eccezionale, poi ovvio abbiamo fatto un 1-2 così subito nel primo tempo e la partita diciamo, l'abbiamo indirizzata nel migliore dei modi, ci siamo difesi secondo me con molto ordine, abbiamo portato a casa 3 punti che ci danno grossa fiducia per il proseguo, insomma.
C'è una spiegazione logica secondo te a questa maggiore attitudine nel fare punti in trasferta rispetto in casa, almeno in campionato fino a questo momento? Io credo che sia una casualità, non credo che ci sia qualcosa in particolare. Da mercoledì che giochiamo, abbiamo cambiato modulo e forse così ci sentiamo un po' più, diciamo, sicuri in fase difensiva, però nello stesso tempo con i quinti riusciamo a essere anche propositivi, a essere offensivi. E quindi vediamo un attimo, continuiamo così e credo che questa sia la strada giusta. Domenica non ci sarà un impegno facile, si torna al Valle Anzuga, ma l'avversario sarà l'Aquila. Sì, sappiamo che l'Aquila è una squadra costruita per un campionato di vertice, però non so frasi fatte, ma noi veramente guardiamo a noi, pensiamo a noi, sappiamo di essere un organico forte. Dobbiamo continuare ad avere questo atteggiamento, questa voglia, questa fame. Penso con questi aggettivi possiamo riuscire, insomma, a fare bene con chiunque. Cambiamo disciplina. Antonello Petrei dell'USA Runners Avezzano e Denise Tappatà della Stamura Ancona si sono aggiudicati la maratona di Pescara domenica scorsa. La manifestazione ha raggiunto il record di iscritti, come spiega uno degli organizzatori, e cioè Alberico Di Cecco, avvicinato da Paolo Siniballi. Se non hai perso il sorriso neanche dopo questa faticaccia, vuol dire che il bilancio è positivo. Ma sicuramente sì, un bilancio positivo un po' da tutti i punti di vista, perché è stata veramente una gran bella giornata. La cosa più bella tra tutte le cose belle è stata la partecipazione del pescarese, che oggi veramente ha dato un'impronta importante al nostro lavoro e ci ha gratificato, perché ricordiamo ancora quando prendevamo delle parole ai bivi, poi abbiamo cominciato a sentire degli applausi. Oggi abbiamo corso assieme a tanti pescaresi, a tanti bambini, tante mamme, anche i cani dei pescaresi, ed è stato veramente molto molto bello. Un alto livello tecnico, perché sono venuti veramente atleti di un certo spessore. La maratona ha fatto il record di iscritti. E anche se, essendo una tappa intermedia, molti hanno fatto la 30 km, quindi siamo, diciamo, sulle 260, aspettiamo circa 260 arrivati su 330 iscritti. La mezza maratona ovviamente la fa sempre da padrone, con circa 1000 iscritti in definitiva, poco meno, erano 940 ieri sera quando abbiamo chiuso proprio tutto, abbiamo cercato di capire se riuscivamo a sostenere il numero di iscritti. Infatti questa mattina non abbiamo accettato nuove iscrizioni, e quello che dicevo, sono stati oltre 800 alla passeggiata e quasi 200 bambini. Adesso dovremmo fare un calcolo matematico, ma quest'anno siamo riusciti a superare ampiamente i 2000, che è un bell'obiettivo. È tutto anche per questa edizione del TG6, io vi do appuntamento ai prossimi spazi informativi della nostra testata. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.